Salve a tutti ragazzi, sono Doom98, ben ritrovati nella classica, la più classica delle classiche, delle run che si può fare su The Binding of Isaac, ovvero una run con Isaac stesso, appunto. E giocherò in hard perché voglio provarci, ecco, modalità difficile. Ecco, are you sure you want me to die? No, non sono sicuro. Ok ragazzi, finalmente sono riuscito a fissare il fatto che i gameplay prima erano un po' a scatti e quindi ragazzi abbiamo anche il video a 60 fps. Spero senza lag perché ho testato, ho visto che non ci sono lag, quindi ma dai, farsi danneggiare così per inaugurare il gameplay, il primo gameplay del canale a 60 fps non è una bella cosa. Ok, darò il mio meglio. Come sapete, Isaac parte con ben due tacche all'attacco. Ammazziamo lo spawner di ragni che ha fatto già abbastanza danni, che dite? Andiamo di qua. Abbiamo lo stirco qui che ci può droppare qualche oggetto, molto raramente. Infatti non ci ha droppato nulla. Andiamo qui e troviamo. Allora, siamo in modalità hard e si vede. Che culo, una stanza segreta. Perfetto. Allora, in modalità hard ci sono molti più boss non boss. Vabbè, anche qualche boss, sì, perché no? Ci sono molti più nemici champion, ovvero nemici che sono trasgri, quindi hanno una skin, un colore diverso. Che cazzo? Ma porca puttana! Oh mio Dio! Ma che cazzo? Raga, aiuto! Oh cazzo! Ma che nemici bastardi! Oh mio Dio santo, ragazzi, non ci posso credere! Non poteva andare peggio, santi Dio! Vabbè, però. The High Priestess, aiuto! Ecco, uno è stato scarafacciato da The High Priestess. Ah, muori! Mamma mia, raga, che sfiga. Il Dice Shard che ha l'effetto dei dadi e fa rirollare un po' di cose. Qua abbiamo Little Larva di Aerophant. Prendiamo questi due bei sul heart. Madò, abbiamo iniziato. Cioè, iniziamo già male. Che cazzo? Iniziamo. Teniamoci il Dice Shard. Penso che se mi esce un power up abbastanza brutto dalla stanza dorata, io possa cambiarlo. Porca puttana, oh. E che cacchio. Mamma mia. Un'ansia proprio. Ho capito come dai hard, però calmatevi. E la miseria. Le imprecazioni del Dooms 89 e non 98. Vabbè, dai, lasciamo le stronzate e occupiamoci dei nemici. Ecco, abbiamo addirittura i champion che sono minuscoli, quindi anche difficili da vedere. Ucciso. Vediamo se sta qua. La stanza dorata, ma non penso. Infatti non c'è. Sti Diglett qua, pezzotti. Bellissima la chiave per accedere alla stanza il turno dopo. La stanza dorata. Little Larva abbastanza carina perché ogni volta che uccidiamo un mob ci può droppare casualmente una mosca amichevole, che sarebbe una mosca blu. Andiamo qui. E abbiamo esplorato a nostro rischio la stanza dorata. Vediamo cosa ha da offrire. Non la stanza dorata, la stanza segreta, mi raccomando. Eccola qua. Una bella esplosione che ci dà altri due bellissimi soul heart, che sono cuori di fede, appunto. Oh, ho sbloccato Lazzaro. Yes, iniziamo bene. Però, mamma mia, mi sta venendo una paura incredibile. Perfetto. Andiamo qui. Due chiavi per il Dooms. E qua abbiamo il deck di carte. Può essere utile, va bene. Genera carte. The Emperor. Possiamo andare direttamente al boss. Fa schifo, quindi teniamoci il Dice Shard e andiamo. Muoviamo il. Ecco voi il boss Gemini. Abbastanza semplice. Ma alquanto cacacazzo per quanto riguarda il minion che si staccherà non appena il bastardo che sta correndo subirà tanti danni. Un altro cuore di fede. Abbiamo fatto proprio il carico. Vabbè, boss abbastanza semplice, l'avevo già detto un miliardo di volte. Non merita neanche un commentary questo boss per quanto è semplice. Però bisogna fare attenzione al piccoletto. Eccolo! Porca miseria, gli tiri un colpo che si devia completamente la sua traiettoria. Perfetto, ecco la tattica. Ecco, vedete come si devia. Cioè, io tiro un colpo
E se ne parte. Dai, morto. Power up che rompe le rocce. Tears più shot speed up. Iniziamo bene. E andiamo alla prossima, al prossimo piano, ecco. Andiamo sottoterra. E siamo nel Burning Basement. Sì, nuovo piano introdotto nel DLC Afterbirth. Siamo molto più veloci, si vede. Little Larva aiuta. E come vedete c'è il basement in fiamme, ecco. Insomma, non si chiamava Burning Basement, si chiamava Basement. Il capitano ovvio Dooms. Chiamatemi Dooms. Mezzo cuore ci sta sempre, perché no? Perché no? Dai, vediamo un po', ci sta cosa. Non lo so, non mi ispira più di tanto. Intanto io no, usiamo il dice. Cosa, che culo! La stanza segreta sotterranea. Non ci posso credere. Prima il Dice Shard. Capricorn. No. Ottimo comunque. Va benissimo. Olè. Che cazzo? Questa... Io l'ho davvero preso poche volte. Oddio, una specie di patto con Satana. Non ho parole. Davvero, non ho parole. Vabbè, penso... Penso che ci leghiamo dopo al piano, no? Cosa fa la maschera piangente? Non mi ricordo bene. Non mi ricordo bene, vabbè, prendiamola. Morzax, vabbè, ottimo Morzax. Ottimo. Per un cuore ci sta. Però adesso andiamo ad esplorare. Prendiamoci anche il power up del boss, perché no? Ritorniamo sopra in superficie. Abbiamo avuto un culo di quelli inimmaginabili. Ecco, là c'è una moneta imprendibile. Col Morzax, ragazzi, ci aiuterà molto, È molto molto utile. Perché anziché le monete ci saranno più sacche. E più sacche, più oggetti. E qua siamo stati sfigati che non abbiamo droppato sacche. Yes. Qua abbiamo un altro fuoco che spegniamo. Le solite mosche. Anche qui tutto liscio come l'olio. Perfetto, si è ricaricato finalmente il coso qui. Petrified Poop, ottimo. Meglio del Little Larva, sinceramente. Questa è forza. E qua abbiamo The World. Oddio. Usiamo forza e usiamo The World dopo. Ci conserviamo per dopo. Ecco, il Trinket sarebbe l'elemento passivo in basso a sinistra, ovvero che non si usa ma dà un effetto aggiuntivo nel gioco. Vabbè, togliamoci dalle palle questi fuochi. Ecco, Madonna Santa. Cosa sta succedendo? Ok, sono incendiate queste mosche. Dicevo, il trinket, questo qua, fa sì che ogni volta che andremo a distruggere, per così dire, una cacca, dropperà, ha più probabilità di droppare un oggetto. Mostro! E usiamo Strength. Il grandissimo mostro, boss classico del gioco di The Binding of Isaac. Eccolo. Che... Niente da dire, facilissimo, con Strength ancora più semplice. Eccolo, fa il suo conato di sangue. Misto a vomito di sangue, vabbè. A parte le mie stronzate, è morto. Il primo patto con Satana. Il range up che non mi piace. Il primo patto con Satana, ragazzi. Il patto con Satana. Eccola qua la sac. Tre cazzi di... Temperance, che questa volta no, fa schifo. E Two of Clubs, che moltiplica le chiavi? Ah no, le bombe. Ok, visto che non ce n'ho nessuna, me ne ha date due, ottimo. Allora, qua non ne vale molto la pena. Anzi, non ne vale per niente la pena. Quindi, ciao Satana. E dobbiamo andare a prendere la card che abbiamo. Mi sono scordato di sta cosa bella qui. Ottimo, un altro sull'art. E più carte, vediamo un po' che ci darò. The Lovers, ok, espone cuori, non mi piace. E due di diamanti che moltiplica. Va bene, moltiplichiamoci i soldi, perché mi voglio conservare The World. Molto utile, almeno ci muoviamo un po'. Siamo più rapidi. Terzo piano. E uso qui The World. Tanto c'ho il deck collezionabile di Yu-Gi-Oh. Quanto l'ho adorato quel gioco. Vabbè, comunque, The World. Qua abbiamo un boss che sconfiggeremo. Rabbia, uno dei sette peccati capitali. Vizi capitali, attenzione.
Vabbè, non proprio rabbia quanto irascibilità. No, com'era? Boh, non mi ricordo, ragazzi. Perdonatemi assolutamente. Muori. Uno, due. Un'ottima sac, perché no? E quelle due cose le lascio lì. Anzi, no. Vediamo cosa fa la card, perché le pillole non mi piacciono più di tanto. No, The Magician, non mi piace. Non mi piace. Ok. Attenzione a questi bastardini attaccati al muro che sono molto cattivi. Ecco il champion che è morto, il nemico blu. E prendiamo una bella bomba. Andiamo qui. Non lo faccio. E qua uso un The Magician perché sti vermi sono davvero fastidiosi. E va tutto homing. Mi serve un po' di danno in più, che dite? Sì, mi serve proprio tanto. Ci metto troppo per ammazzare sti vermazzi schifosi. Proprio uno schifo. Prendiamo la chiave. E abbiamo terminato con The Magician. No, che nemici di merda. Li detesto a morte. Li detesto. Lo sapevo. Hanno un range altissimo ste ossa. Porca puttana. Un range altissimo. Eccole. Non muore. Ecco, è morto. Ho sentito il rumore. Ciao. E andiamocene tranquilli, tranquilli. Qui? Che cazzo è? Un amico che ci segue. Sarà una mosca. Va bene. Non l'ho mai visto, ragazzi. Un altro The World. Il mazzo proprio spanato. Un culo. Qua c'è la stanza segreta. Perché no? Apriamola. Vediamo un po'. Le pillole. Che io detesto perché... Pretty Fly, ottima. Speed Down, Kitten. Eccola qua. Siamo stati sfortunati con due pillole. Una che mi ha abbassato la velocità e una che mi ha fatto più grande. Essere più grande vuol dire essere... una pietra strana. Essere colpiti più facilmente dai proiettili. Però abbiamo tutto pieno di Soul Heart, quindi... Là c'è una mosca strana. Vabbè, la prenderò quando avrò abbastanza soldi. Oppure farò donazioni, non lo so. Anzi, sai che c'è? Per ora faccio le donazioni, perché così il negozio fa l'upgrade e io sto più tranquillo. Mettiamoci dietro, anzi no, sono troppo grande, non ci riesco. Sempre se il negozio resiste, perché il negozio si scassa. Cioè, non il negozio, la macchina delle donazioni si scassa. Non puoi mica donare all'infinito. Se ti esce il dollaro dalla slot machine sarebbe bello donare 99 monete. E invece non è così. Ci avviciniamo sempre più al boss e intanto troviamo queste solite mosche fastidiose. E... ah! La mosca colpisce. Colpisce, bene, ci sta, oh. Non male. Però sti cosi muoiono con troppa fatica. Sto a solo due danno. Devo fare un bel pattino con Satanino. Grande Satana. No, vabbè, non si dice neanche per scherzo, comunque. Quella che... fa un alone giallo. Un altro strength. Ok. Un altro dice shard. Fantastico. Stiamo per avvicinarci al boss. Ancora questi. Quanto li odio questi nemici. Introdotti nel nuovo Afterbirth. Spawnano mosche gialle che sono a loro volta nuovi nemici di Afterbirth. Che sono mosche più veloci. Non lo so. Che palle, mamma mia. Hanno tutti una faccia di culo i nemici qua. Perfetto. Apriamo qui. Wow, ma quante sac. Convenuto però assai. Un altro Dice Shard. Ottimo. Ottimo. Un'altra carta The Devil. Ottimo alla seconda. The Sun. Vabbè, raga, questa è vinta a prescindere come era. Qua i fuochi di merda, vabbè. Appeso proprio. Qua anche. E userò moneta. Userò The Devil. Pip. Sì, l'odio Pip. Quindi uso The Devil. Sono più forte. Più forte perché mi rivelo nel mondo dell'oscurità. Dai. Dai, ma che palle. Cioè, un boss grottesco. Orribile da vedere. E appunto, quella è Pipì. Sì, Pip vuol dire pipì in English. Dai, che fastidio. Fa pure il... fa pure il rumore abbastanza gay il mio personaggio. Madonna quando sta incazzato. No, range up no.
Vado a prendere il Dice Shard perché che cazzo, un altro coso non mi va bene per niente. Oh, The Sun. Dice Shard for the win. Dai, dai. Ritorniamo nella stanza. Pff, mamma mia che schifo, Mom's Coin Purse. Sapete cosa faceva il coso? Era range up? Ah sì, ve l'ho detto, perfetto. E il Mom's Coin Purse droppa delle, rilascia delle pillole a caso. E avete visto come è andata con le pillole, no? Quindi mi fa schifo. Dai, e olè! Ci andava bene. Damage più range up, sinceramente meglio di quello di prima, no? Che dava soltanto range up. Il danno mi serviva. E siamo a 3 danno? No, 2 e mezzo. Perché quando aumenta l'attacco vuol dire che aumenta di mezzo. Ok, prendiamo The Sun. Attenzione alle ragnatele. Vabbè, tutto liscio. E si fila via dall'altra parte. Là non do altre monete, non le dono perché io sono avido. E ci rechiamo al terz'ultimo piano. Terz'ultimo piano. Che quella è la challenge del boss che non faremo. Altri nemici. Che palle. Mi serve molto più danno. I pipistrelli obesi, mamma mia che nervoso. Sono tank e non servono a nulla. Non fanno danno, non fanno. Quante sac, mamma mia, è servito però molto. Mi serve solo Cribbio. Magician, Death e due di cuori che raddoppia i cuori. Non lo so, raga. Portiamoci The Sun. Ma The Sun neanche mi serve. Vabbè, mi serve per dopo. Usiamo morte. Death. Ok, ottimo sarcofago. Sì, Cricket Sad, grandissimo. Siamo a 4 di danno. Va bene così. Cricket Sad, damage up. Oggetto molto random. Facciamo tanti danni, ragazzi, questa è vinta, non possiamo perderla in nessuna maniera. Non può accadere. Non può accadere. Mi metto destra perché mi rompo le palle. Altra pillola di merda, spero non di me. Madonna, fantastico pure qui. Altre donazioni incoming. Rivelati nel potere dell'oscurità. Beh, cosa è una pillola? Lemon Party, lo sapevo, dovevo andare vicino ai mob. Qua molto liscio, molto semplice. E abbiamo un'altra carta. Wheel of Fortune che. Ma che schifo, la faccio esplodere, mi stavo sulle palle. Un'altra bomba troll. Non fa mai male. E abbiamo guadagnato una bomba facendo esplodere. Usando una bomba, quindi. Schifo. Ecco, il famiglio. No, non il famiglio, il champion rosso. Sta pillola è diversa. Farà qualcosa di diverso? Non lo so. Abbiamo la chiave dorata, quindi go go, qua fa tutto schifo, non mi va di essere volante. Che palle, si è incasinato laggiù. Quindi zero. Vediamo qua. Che strano. Va bene, perché no? Dead Sea Scrolls is a mystery. È un mistero, infatti non mi ricordo neanche io quello che fa. Fa cose random, tipo questa. Ho lo scudo. Vabbè, non male, contro il boss. Oh. E anche contro questi schifosi qua. Non è maccio uno scudo del genere, eh. Però devo ricaricarlo sto scudo. Presumo sia uno scudo. Bozo Steel usato random. E abbiamo anche The Devil che useremo in questo coso. Qua abbiamo nel boss. Qua abbiamo pure mosche, facilissimo. Un'altra pillola, questa andrà male. Tilt up, che culo! Mi butto lì contro secce da solo. Funziona sempre, ragazzi, le contro secce. Vabbè, monete qua. Boh. Giusto per. Così. 5 monete. Eccolo qua, Dead Sea Scrolls. Mega fatti! Vediamo un po'. Non so cosa sia accaduto. Questo qua ci risucchia. È un. Un grassone che vomita. Ecco, mi ha danneggiato quello dal suo peto. Che schifo. Vabbè, uso The Devil a sto punto, visto che mi devo portare un altro power up dopo. Vabbè, alla fine sto mystery coso qua non è che sia molto utile. Che culo!
o stats up. E qua ci sta un bel damage up. Ci sta proprio. Il marchio. Più danno che mi ha dato anche sul heart. Quello è Gimpy, Sweet Suffering. No, va bene così. Danno sconsiderato. Abbiamo danno quasi al massimo. E avere altre carte mi servirebbe? Non lo so. Non lo so proprio. Oddio, il fungo che mi fa diventare enorme. Sono enorme, ragazzi. Sono troppo grande. Vabbè, a questo punto siamo tutte le chiavi. Vabbè, ragazzi, ho deciso, è meglio il deck. Meglio il deck, che adesso lo ricarichiamo anche. E vediamo cosa. No, vabbè, lasciamo perdere. Ci stavano le spine, non voglio perdere uno dei miei tanti soul heart. Siamo al penultimo floor, la penultima stanza. The Sun lo uso all'ultimo. The Sun cura e rivela tutta la stanza. Perciò voglio usare l'ultima stanza. Ecco i mini fantasmini di un boss che si chiama The Haunt, che non abbiamo beccato per fortuna, perché lo detesto proprio a morte. Lo odio. Un odio. No, vabbè, mi rompo le palle. The Sun, ok. Odio vagare a vuoto. Sono enorme, ragazzi. Sono enorme. Mi sono fatto pure danneggiare, Cribio. Usando un'accezione berlusconiana, Cribio. Oddio, quanto è piccolo. Oh mio Dio. Vabbè, è morto comunque. Ah, che palle. Questi nemici di merda. Una merda proprio. Siamo enormi, ragazzi. Non ha senso. Siamo enormi. Quello che si è buggato lì. Ok. Questi nemici qua pallosi. Un sacco di monete che non possiamo neanche donare, purtroppo. L'ho preso per sbaglio. The World per dopo. Che schifo. Diventa la bomba. Sì, come no. Caspita se divento la bomba. Cioè, in pratica premi space, ti togli mezzo cuore o un cuore ed, ed esplode. Sì. Uno schifo. Qua usiamo il deck. No, mamma mia, ste cacche con carica. Che merda. Ragazzi, perdonate la mia pseudo battuta orrenda. The Joker, andiamo da Satana. Vai, Satanino. Che cacata, mamma mia. Satana, non ne combini una giusta. Fai proprio schifo. Qua prendiamo The World, che c'è molto utile per dopo. Così, proprio al liscio. Abbiamo 21 minuti di run. Cerchiamo di concluderla entro mezz'ora. Dai, mini challenge al momento. Entro mezz'ora dobbiamo concludere la run. Mi sono scordato pure della stanza. Facilissimo. Dai, esplodi. E dai, dove cazzo? Dove si deve mettere la bomba? Qui? Dai. Pillole. Tirsa. Ottimo. Pretty fly. Ottimo. Range down. Come se fosse una grande perdita. Che me ne fotte. Ormai sono un mitragliatore enorme corazzato. Come la corazzata Potemkin alla Fantozzi. Sti fantasmi vomitanti. Vi odio. Amnesia. Prendiamo sta suora. Sono una suora gigantesca. E dai, che palle. Ok, challenge. Devo finirlo a 30 minuti. Ce la farò. Ce la devo fare. Altra sacca. Buonanotte. The High Priestess. Qua The Devil, che uso adesso immediatamente. Contro Mostro 2. Mostro 2 è un pochino più cattivo, perché fa queste cose. Oddio, che knockback. Sto allontanando Mostro. Lo sto allontanando. Via. Levati, Mostro. Mi hai fatto danneggiare. È pure hard. Dovrebbe togliere. Vabbè. Ok, non ci perdiamo in stronzate. Che ho perso tre mezzi cuori. Comunque sono mezzi cuori. Siamo a 23 minuti o 7 minuti ce la posso fare. Ma che schifo. Mamma mia. Proprio brutto. Prendiamoci. Non serve a niente. The World, così in 7 minuti ce la faccio. Faccio una run più corta. Vabbè, ovviamente questa è la prima run che faccio in assoluto. Death 2, The World. Andiamo tutto a sinistra lì. Faccio anche una cosa tattica, ragazzi. Me ne infischio. Oh mio Dio. Uso le bombe. Donna, è fastidio.
Morti immediatamente. No, ho sbagliato direzione. Vabbè, dai, re-challenge. Andai a prendere la roba lì. Senza. Oddio. Che cazzo. Non lo so. Better pills. Pillole migliori che non servono a nulla. Là c'è arcade che non andremo a vedere perché non ho tempo da perdere. Qua è una stanza inutile. Qua questi cosi di merda che vomitano robe. Polvere. Meglio non dire a cos'altro assomiglia perché madonna quanto sono grande. Un'altra sac. Niente di speciale. Grid non serve a un cazzo. Muori. Muori grid di merda. Steam sale. Tutte le robe al negozio. Pezzo minore. The Lovers. Che fa spawnare due cori random. Forza. Mi piace. Mi piace la forza. Che la forza sia con te. Anche per il prossimo film che sta uscendo di Star Wars. Ok. Ragazzi, stiamo arrivando al primo boss. Madonna, ho così knockback e butto i nemici sulle spine e muoiono. Eccola qua, la mamma. La mamma, la gamba brutta della mamma. Forza, sono enorme. Gigantesco. Faccio un casino di danni. E mi si spawnano nemici random. Allora, la battaglia con la mamma è strutturata abbastanza, cioè abbastanza semplice, più o meno. E spawna nemici a destra e a sinistra, posso colpirla. Cioè, in tutte e quattro direzioni. Posso colpirla in quelle direzioni. Ecco. E mi vuole calpestare con il suo tacco di merda. Ed è morta. Questo è il primo epilogo che incontreremo. In pratica, la mamma di Isaac brandisce il coltello. Il coltello. E lo sta per puntare contro Isaac. E lei dice: farò tutto per accontentare il mio dio. Ah, ti amo. Ti amo. Ecco, dio. Ma quando Isaac si è proprio rassegnato, sta lì nell'angolo, quando ha già accettato il suo destino, eccolo, Dio interviene, la Bibbia prende vita e dà una mazzata in capo alla mamma che muore. E quindi Isaac è per ora vittorioso. Vero Isaac? No. Questo gioco ha zero finali divertenti. Zero. Ecco, ho sbloccato l'utero e ho sbloccato molte challenge come Speed, Have a Heart, Pride Day, Onan Streak, The Guardian. Eccoli qua, dei Horsemen, che odio, sono dei boss abbastanza stupidi, anche facili. Ragazzi, questa era la prima run che ho affrontato, è uscito quasi una mezz'oretta di video, ce l'ho fatta nel tempo. Grazie per avermi seguito, se avete cose da suggerirmi scrivetele nei commenti, ovviamente tratterò anche le challenge, quelle giornaliere. Grazie mille per avermi seguito, poi ovviamente più andremo avanti più boss sbloccheremo e quindi le run saranno più lunghe. Grazie per avermi seguito e ci becchiamo al prossimo video.